passato una notte tranquilla. Non capitava da un bel po'. Avevamo quasi finito la partita. Ancora poche ore e il turno sarebbe passato senza troppe complicazioni. All'improvviso una chiamata di emergenza. Ragazzi, abbiamo un codice giallo, una ragazza di 30 anni con insufficienza respiratoria. Dai, forza, andiamo. Una ragazza in crisi respiratoria. Quando siamo arrivati, il fidanzato aveva lo sguardo terrorizzato. Non dimenticherò mai quegli occhi. Ci siamo messi in contatto con la linea privilegiata della centrale operativa, che in gergo si chiama Milady, per parlare con un medico specializzato. Abbiamo iniziato il protocollo per il defibrillatore automatico esterno. Non c'era altro da fare. Era la prima volta che toccava a me utilizzarlo. In una notte di un giorno di festa, la vita di Francesca era appesa a un filo.